detto nel precedente video, in questo video racconterò la storia della mia vita privata. Allora, la mia vita è praticamente, io sono un bambino di 10 anni, ho fatto un'età di 10 anni e ho una vita molto difficile per me, perché, ragazzi, per la scuola, io ho una vita un po' brutta. Per via della scuola, appunto, due miei maestri mi hanno rovinato la mia vita. In realtà già dalla materna io ho questo problema, che sono stato rovinato dalle mie maestre. Sto registrando? Un attimo. Ok, ragazzi, sto registrando. E allora, infatti, appunto, il mio motivo è perché a me alla materna mi era stata detta una cosa molto brutta da una mia insegnante. Adesso ve la racconto, che molti credo non lo sappiano. Anzi, praticamente nessuno tranne Paolo, Nicola Carlisi e Tommaso, che sono i miei amici che conosco nella vita reale. A me alla materna c'era una maestra a cui io non stavo simpatico. E io mi ero assentato un giorno, ho detto, ero tornato e lei mi ha detto, sono tornato, e lei aveva detto, io avevo tipo 4 anni, aveva detto, ah, siamo stati molto bene quando tu non c'eri. Io là c'ero veramente rimasto male, cioè, ma tanto. E da là che io non mi sono mai più fidato delle maestre. Infatti, il primo giorno di prima io stavo giocando con il righello e la gomma perché non sapevo che non bisognava farlo. La maestra già mi ha sempre stati e tipo un mese dopo dell'inizio della scuola la maestra di italiano mi ha mollato un ceffone, cioè uno schiaffo sulla guancia forte. E la maestra di italiano tuttora continua a dirmi tu i compiti non li fai mai. Cosa che io gli faccio sempre i compiti. E io sono sempre arrabbiato con lei. Rischio sempre di perdere il controllo. Ma io ce la faccio perché io non voglio far del male. Perché se io perdo il controllo, finisce male. Cioè, quella persona deve aver paura di me, che mi ha fatto perdere il controllo. Soprattutto se una maestra. Io, allora, poi c'è una maestra di matematica che ci assegna un botto di compiti. Io una volta lei era arrivata, praticamente, tipo qualche mese fa è successo. Arrivata e ci continuava a dire basta, la navigazione basta, che ora adesso? Io alla fine gli ho detto, maestra, ma lei oggi neanche c'è. Scusi, se ne vadi. E poi lei finge di essere amico di mia mamma. Ma che è la verità, lei ha detto, fingo di essere amica di tua mamma, bestia, bestia, c'è l'animo cattivo, mi ha detto. Io là, veramente, già lo odiavo prima, ma da là pure l'ho più odiato. E letteralmente, cioè, c'ero rimasto male. Ma adesso, diciamo, perché ho aperto un canale YouTube. Io ho aperto un canale YouTube per avere più amici, perché nella mia vita ho veramente pochi amici veri. Ve l'ho detto, tutti i miei migliori amici. Allora, tutti i miei amici, ecco, ve li ho detto adesso, i miei amici veri. Sì, allora, Nicolò Carlisi, che è il mio migliore amico, nella mia vita privata, che conosco di persona. Nicolò Carlisi, che è il mio migliore amico. Poi, Tommaso. Poi conosco Paolo, che è un amico fidato. Edo. Simone. E Marco, Damiano, loro, Jacopo e basta. Sono gli unici amici di cui mi fido nella mia vita reale. Poi, aprendo un canale, ho conosciuto molte persone che mi vogliono bene tuttora. E adesso ve l'ho detto, naturalmente, Leonida fa sempre tanto per me, mi commenta sempre e ti ringrazio ancora Leonida e grazie mille. Grazie mille e comunque
E poi c'è Diablos, che è un mio amico, lo conosco da tanto. C'è Nico, detto anche Nicolas. Poi ho anche Flash, la mia amica, che cioè io li voglio bene, anche lei mi vuole bene. E appunto grazie Flash, perché quando commenti, grazie veramente. Mi dispiace che hai chiuso il canale, ma ho dato scelta anche a te, Leonida e Diablos. Mi dispiace che hai chiuso il canale. E poi ringrazio l'ospite, un altro mio amico. Poi c'è un amico che anche mi ha pizzaiita. Cioè, hai detto anche pizza fa ammazza. Manuz, grazie. E infatti tutti loro mi hanno ridato veramente la mia vita. Da una persona molto triste, anche non ho dettato un altro, ma Teddy, che non lo vedo da qualche settimana, però vabbè. Poi c'è anche Andy, ringrazio Andy. Poi c'è anche per me Gigi Rez, che purtroppo non lo vedo da mesi, non lo sento su Suspect perché lui ha perso il tablet, infatti gli si è rotto. Quindi lui in Sardegna, ogni volta che penso alla Sardegna mi viene da piangere per Gigi Rez. E ecco, a me tutti voi mi avete ridato veramente, si può dire, la vita. Mi avete ridato la gioia. Cioè, adesso sorrido molto di più. E ciao a tutti.